Gaetano, dopo la festa ci sono i riconoscimenti e quello di stasera è sicuramente un riconoscimento importante. Sì, sicuramente dopo la festa questo è un riconoscimento importante che voglio condividere con tutti, perché credo che essere qui questa sera il merito non è soltanto mio, ma è un merito di tutti, cominciando dalla società a finire all'ultima persona che ha lavorato per noi in questa stagione. Sei in partenza per il corso di Coverciano, un'altra tappa importante in una carriera, la tua, che è cominciata presto, ma mi sa che è destinata a proseguire al meglio. Ma questo me lo auguro, però in settimana, la prossima settimana dovrebbe iniziare il corso, sicuramente sarà importante per me magari confrontarmi con altre persone, con altri allenatori, magari crescere sotto il profilo calcistico, atletico, un po' di tutto, ecco, sicuramente è una cosa che mi serve. Allenatore ma anche preparatore atletico, anche questo ti accomuna a un tuo illustre predecessore che oggi però non c'è più, il professore Scoglio. Quanto è stato difficile da messinese vincere a Messina? Ma da messinese è stato difficile perché ci sono stati dei momenti di difficoltà, però non ho mai perso, diciamo, di vista l'obiettivo, ho avuto sempre fiducia sia in me stesso che nella squadra. È anche vero che alle spalle ho una società molto solida, mi ha fatto sempre sentire sicuro in qualsiasi cosa, in qualsiasi difficoltà è intervenuta, e quindi sicuramente questo mi ha aiutato tantissimo. Poi per quanto riguarda le altre caratteristiche, per quanto riguarda la condizione atletica, è una cosa che faccio da tanti anni, mi trovo abbastanza bene e credo che anche quest'anno a Messina l'abbiamo dimostrato. Ecco. Il Messina che ha vinto il campionato di Serie D, come figurerebbe in Lega Pro? Quanti puntelli ha bisogno per far bene, per arrivare dove compete comunque il Messina? Ma secondo me questa squadra ha bisogno di pochi ricambi, parlo di 5-6 persone, perché secondo me l'intero della squadra è un'intero importante, e sicuramente qualche giocatore andrà via, però credo arriveranno dei giocatori importanti. In questo senso credo che la società è abbastanza vigile in tutto, l'ha sempre dimostrato, e secondo me si andrà a affrontare il campionato con una squadra competitiva.